che la conclusione delle consultazioni del primo mandato assicurativo, abbiamo preso atto che la conclusione delle consultazioni del primo mandato assicurativo da parte dell'onorevole Bersani non ci sono le condizioni per una maggioranza politica. Questo è quello che il Presidente Cucano ci ha comunicato. Noi abbiamo ribadito il fatto che ha detto in precedente consultazione, cioè che siamo disponibili a formare un governo 5 Stelle, quindi rilanciamo questa, abbiamo rilanciato anche in Napolitano questa opportunità. E un governo 5 Stelle che possa immediatamente avviare alcune iniziative legislative, quali l'introduzione della reddito di cittadinanza, rilanciare le piccole e medie imprese e tagliare i costi della politica. Ribadiamo la nostra determinazione a non accordare la fiducia a governi politici o pseudotecnici. E ribadiamo la disponibilità a votare in aula una legge che si accordi con il programma, come la riforma della legge elettorale, la legge anticorruzione, la legge sul conflitto di interessi e con le iniziative legislative di cui parlavo prima. Una domanda, sì. In un eventuale governismo, quale sarete? Ribadiamo il discorso detto prima che non accordiamo la fiducia a un governo politico segno tecnico fatto da questi partiti. Ma il vostro nome per il momento in cui il Presidente della Comunità dovesse indicare il Movimento 5 Stelle, dare al Movimento 5 Stelle di incarico di fare le consultazioni, noi in pochissimo tempo troveremo al Presidente Napolitano nome e tutte le cose che serve il programma già avviato. In questo colloquio non sono stati fatti dei nomi che voi appoggereste, ma perché il governo lo dovete formare voi, ma se ci fosse un governo del Presidente, insomma. No, non sono stati fatti nomi. Cioè, senza un possibile candidato terra, ancora oggi non ci stiamo parlando. Voi dite che siete disposti a fare un governo, ma qual è la vostra candidata per? Non te lo dico. Abbiamo già detto svariate volte, è un progetto politico che per noi è importante, che si riassume, il progetto politico che si riassume nei nostri 20 punti di programma. Quindi il nome del candidato premier per la filosofia del Movimento 5 Stelle non è essenziale, è il progetto che conta. La domanda pseudotecnica o no? Un governo istituzionale del Presidente sareste disposto o non procedereste anche quello? No, non è un'ipotesi che abbiamo in campo, nel momento in cui dovesse essere fatto un nome. Noi abbiamo già detto che se si tratta di politici, cioè governi fatti da questi partiti politici o tecnici, che siano in realtà politici, che hanno fatto da tecnici, non ci stiamo. Scusi, lei ci ha detto poco fa che però al governo di Sergio Tecnici, la stessa cosa è arrivata a dirlo poco fa, però questa mattina, diciamo, da un punto di vista personale, abbiamo sentito in riunione aprire personalmente lei, il capogruppo, a governi pseudo tecnici, quindi in poche ore è arrivato. Verrebbe da capire quale riunione avete ascoltato, perché il verrebbe da capire. Sinceramente non ho mai detto questa cosa, anzi ho proprio utilizzato quel termine pseudotecnico per indicare un governo al quale non dare la fiducia. Quindi probabilmente avete un ascoltato, non so, in che termini avete ascoltato, perché la riunione era molto chiusa, la prima parte della frase. Però prendiamo atto che non ha smentito subito, quando noi l'abbiamo scritto, non l'ha smentito. Non è, cioè, non avevo niente da smentire, quindi ci stavamo vedendo qui a trinare. Io sono in fiducia quando c'è qualcosa che ho detto da smentire, però una non notizia. Scusate, sono 50 di nomi, sarebbe essere in realtà, potreste fare una cosa, questi nomi? No.
microfono, ripeto, come ha già detto l'onorevole Lombardi, noi, la nostra cittadina Lombardi, la nostra richiesta è di avere l'incarico per formare il governo 5 Stelle sulla base di un programma che parte da quei 20 punti che abbiamo già anche letto la volta scorsa, sul quale formeremo